Africa centrale, 1915. Un plotone di soldati inglesi marcia attraverso la giungla per una strana missione segreta. La prima guerra mondiale in Europa è giunta ad una sanguinosa fase di stallo. Ma lo scontro tra re ed imperi si allontana dalle Fiandre con una importante battaglia navale per il controllo dei grandi laghi d'Africa. Al comando della spedizione inglese c'è il capitano di corvetta Geoffrey Basil Spicer Simpson, un ufficiale che le sorti di guerra etichetteranno come un eroe, un pazzo e un dio. Giugno 1915. Guidati dal sudafricano John Lee, 400 lavoratori africani costruiscono una strada attraverso la foresta vergine. ...240 km di lavoro manuale nel caldo tropicale. La strada di lì attraversa la giungla. Supera le paludi e le montagne fino ai grandi laghi d'Africa. Tanganyika, Vittoria e Nyasa. Due sono già in mani inglesi, ma il Tanganyika è il gioiello dell'impero tedesco. Un obiettivo di cui Londra ha disperatamente bisogno per cambiare le sorti della guerra in Africa. Con i suoi 674 km di lunghezza, è una linea di comunicazione vitale per rifornire un esercito nella giungla. Chi controlla il lago controlla i territori circostanti. Un uomo governa le sue acque. Il capitano Gustav Zimmer della Marina Imperiale tedesca comanda una potente unità navale di 150 uomini. La sua flotta di 3 cannoniere pesantemente armate ha annientato il debole esercito del Congo belga. Per vincere la battaglia dell'Africa centrale, la flotta di Zimmer deve essere sconfitta. Per distruggerla, la Marina Reale sceglie un ex ispettore militare che non ha mai guidato una brigata in battaglia. Il capitano di corvetta Geoffrey Basil Spicer Simpson è un esperto dell'Africa che ha trascorso i primi anni della guerra dietro una scrivania a Londra. Egli afferma di poter guidare la spedizione. Ha passato 4 anni in Gambia e ha una vasta conoscenza di piccole imbarcazioni. Per caso, non per scelta, gli viene offerta un'opportunità di gloria. Ma perché andare in Tanganyika? Perché i tedeschi, con 4 navi, comandavano il lago e per mezzo di quelle vaporiere erano in grado di rifornire le loro truppe alle frontiere di cibo e munizioni. Era importante riuscire a fermarli. Gli ordini di Spicer sono quasi surreali. Londra vuole che trasporti la sua flotta giocattolo dall'Inghilterra all'Africa centrale. 2 barche a motore di 13 metri, che devono essere smantellate e spedite a Città del Capo. Poi trainate via terra da trattori a vapore fino in Congo, un percorso di oltre 14.000 km. Con le cannoniere di Zimmer in attesa dall'altra parte.
Spicer mette insieme la squadra. L'ex architetto delle ferrovie in Rhodesia, Paddy Wainwright, è l'ingegnere capo. Lo specialista di malattie tropicali, dottor Hotter Hanschel, sarà l'ufficiale medico. Hanschel conosce poco Spicer, ma capisce che è un comandante fuori dalla norma. Spicer Simpson è un uomo vanitoso, che a volte si copre di ridicolo e a volte merita grande ammirazione. Questo paradosso è dovuto alla vera natura del suo comportamento, che è spesso a dir poco bizzarro. 28 uomini affronteranno il viaggio. Sono artiglieri, meccanici e ingegneri, nessuno dei quali è stato al servizio di Spicer. Il piano per togliere il Tanganyika ai tedeschi è semplice. Raggiungere il lago e distruggere la flotta tedesca con un attacco invisibile e a sorpresa. Ma le navi da guerra erano state tutte convertite in navi rifornimento. Le due navi scelte per la spedizione in Africa non erano adatte, ma erano le uniche disponibili all'epoca. L'ordine era di partire subito. Spicer battezza le sue navi da guerra con nomi di barche da diporto. L'HMS Mimi e la Tutu sono veloci, raggiungono i 30 km all'ora. Spicer le collauda sul Tamigi. Hanno un cannone Hotchkiss da 1,5 kg montato a prua e un Maxim 303 a poppa. Giugno 1915, prima fase. La spedizione navale africana lascia l'Inghilterra per un viaggio di 9.800 km fino a Cape Colony. Mentre Spicer e i suoi uomini si godono una placida crociera diretta a sud, l'esercito di operai africani di John Lee si apre la via a nord. All'inizio di luglio, a Città del Capo, nel Sudafrica britannico, la carovana si trasferisce dalla nave al treno. Luglio 1915. Fase 2. L'intera spedizione, costituita da uomini, navi e centinaia di casse di rifornimenti, si muove verso nord con il treno. Si unirà lì a Fungurume, nel Congo belga. km di linea ferroviaria costruita dagli europei attraversano il cuore di un continente colonizzato. Dopo 2 settimane, Spicer e i suoi uomini raggiungono il villaggio di Fungurume come previsto. Il morale è alto. Quando la spedizione sta per iniziare la sua odissea via terra, Spicer licenzia l'uomo che ha costruito la strada. Manda via John Lee senza fornire alcuna spiegazione ai suoi uomini. Condurrà da solo i suoi uomini nelle pianure infuocate.
in una giungla che pochi europei hanno attraversato dai giorni di Stanley e Livingstone. Per preparare le navi al loro viaggio senza acqua, l'ingegnere Wainwright ordina di liberarle da tutti gli armamenti, di smontare le eliche e di rinforzare le assi dei vagoni per trasportare il carico di 8 tonnellate e mezza. Mentre vengono effettuati gli ultimi preparativi, un membro importante della squadra arriva su uno strano mezzo. Per raggiungere la spedizione, l'ex poliziotto Arthur Dudley ha pedalato attraverso la giungla per 320 chilometri. Il suo ruolo è organizzare e guidare i lavoratori africani che trasportano i rifornimenti. Dudley fa parte della riserva della Marina Reale. Dopo aver partecipato alla guerra boera, si era fermato in Rhodesia ad occuparsi dei trasporti. È un uomo capace, il tipo adatto a quel lavoro. Conosce abbastanza il mare ed ha un sufficiente addestramento militare. Due mesi dopo aver lasciato Londra, la flotta su ruote di Spicer viene raggiunta dai trattori a vapore che spingeranno le barche attraverso la foresta. I trattori erano stati costruiti per terreni in pianura, ma di fronte a loro si ergevano alcuni tra i picchi più alti d'Africa. Il problema maggiore era l'acqua. I trattori avevano bisogno di una grande quantità d'acqua, al punto che era scarsa per gli uomini. La strana carovana era tenuta d'occhio dalle spie africane di Zimmer. I tedeschi sapevano che gli inglesi intendevano sfidare la loro supremazia sul lago. Sapevano anche che i belgi stavano costruendo una nave. Il luogo in cui lo stavano facendo o intendevano farlo era però sconosciuto. Zimmer aveva giurato che se Spicer e i suoi uomini avessero raggiunto il lago Tanganyika, non avrebbero lasciato vivi l'Africa. Agosto 1915. Fase 3. 240 chilometri di territorio tra i più ostili del pianeta attendevano le truppe britanniche. Una terra selvaggia di malattia e morte. Alle prime luci, Geoffrey guida i suoi uomini fuori dal campo. Non ci sono strade in questo paese che possano chiamarsi tali. Ad eccezione di 40 chilometri, l'intero percorso si snoda attraverso la fitta foresta africana. La stagione secca sarebbe durata ancora poche settimane. Poi sarebbero arrivate le piogge autunnali. Se il fango avesse inghiottito i trattori, la missione di Spicer e la sua unica possibilità di gloria sarebbero terminate prima di iniziare. I trattori a vapore aprono le fila. Ognuno traina una delle piccole imbarcazioni di Spicer e 10 tonnellate di legname per gli insaziabili motori. 400 africani, uomini e donne, trasportano acqua, cibo, munizioni, medicinali. Una processione che si snoda per oltre 3 chilometri. Il primo giorno, mentre attraversano il primo fiume, Mimi e il suo trattore sono quasi travolti dalla corrente. È il primo test delle capacità di comando di Spicer.
Imperterrito, Spicer segue il suggerimento del suo capo ingegnere Wainwright. Fa tagliare degli alberi, rinforza il ponte e il convoglio è in grado di proseguire. Il lavoro viene completato alle 14.30 e i rimorchi attraversano il fiume, ritornando sulla strada alle 15. Sono a buon punto sulla tabella di marcia e alle 18 si accampano per la notte. Spicer sa che ci sono ancora più di 140 fiumi e torrenti da attraversare. Il percorso che stanno seguendo continua in salita per 100 km e raggiunge le montagne Mitumba, una catena di 2137 metri. Giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro, l'ex impiegato si fa sempre più fiducioso, le sue vanterie più esagerate. I suoi uomini lo amano. Affascina totalmente i suoi marinai. Tutti loro apprezzano il fatto che il comandante sia un po' eccentrico. Non fa che ripetere che l'unica cosa da temere in Africa è affrontare le belve feroci. Non riesce a trattenersi dal raccontare storie assurde sulle sue prodezze a caccia di leoni. Sebbene nessuno abbia mai sentito parlare di leoni in Gambia. La carovana sopravvive grazie all'abilità dei cacciatori africani, nutrendosi di gnu e antilopi. Per quanto riguarda l'acqua, Anshel e una squadra di africani trovano la sorgente più vicina. La maggior parte viene usata per i trattori a vapore. Il resto viene filtrata, bollita, filtrata altre due volte e usata per il tè, per cucinare e per le razioni d'acqua del giorno seguente. I motori a vapore sono consumatori insaziabili di acqua e legna da ardere. Alcune squadre vanno avanti per preparare depositi di legname. Il viaggio attraverso la macchia è diviso in tre percorsi da 80 km. Alla fine di ognuno viene costruito un deposito per tenere lontane dal sole le provviste e le munizioni. Gli inglesi, molti dei quali nuovi all'Africa, temono leoni e coccodrilli. Ma il compito del dottor Anshel è tenere gli uomini in salute, in una regione infestata da assassini invisibili. Un esempio significativo è la malattia dell'ufficiale addetto ai pagamenti. Coperto di bolle sulle spalle dalle quali fuoriescono vermi simili a grandi larve, Anshel lo mostra agli uomini dicendo loro: stiamo attraversando un paese dove il pericolo è rappresentato dagli insetti e non dagli animali selvaggi. Guardate cosa possono fare. Tramite spie, il capitano Zimmer riceve notizie frammentarie attraverso rudimentali linee del telegrafo. Egli crede che Spicer sia venuto ad aiutare i belgi a costruire nuove navi da guerra sul lago Tanganyika. Gli arrivano notizie di costruzioni difensive intorno alla Guka e a sud di Kalemie. Ma Zimmer non sa ancora niente di Mimi e Tutu. Mentre i tedeschi aspettano fiduciosi, gli inglesi vanno avanti, un agonizzante chilometro dopo l'altro. Le barche percorrono una media di circa 5 km al giorno.
Occasionalmente riescono a fare di più. Solo una volta erano riusciti a coprire oltre 20 chilometri. Ma la maggior parte dei giorni sono fortunati se riescono a percorrere 2,5 chilometri. Un giorno addirittura avanzarono solo di 1 chilometro. Alla fine di agosto, Spicer capisce che se vuole evitare le piogge, ha bisogno di aiuto. In un villaggio di nome Muenda Makosi, il comandante inglese ordina che 42 buoi aiutino a trainare le navi fino alla catena Mitumba. Le piogge avrebbero trasformato le pianure in un acquitrino, troppo basso per le barche, troppo fangoso per le ruote. Fino ad allora è il caldo il loro nemico più letale. La sete di acqua si fa inestinguibile. Acqua per i motori, acqua per i buoi e poche tazze al giorno per gli uomini. Poi, all'inizio di settembre, una improvvisa tempesta di fuoco. Spicer e i suoi uomini creano una linea di interruzione. Spicer ordina che le sue preziose imbarcazioni di Mogano vengano protette dai tizzoni ardenti. Per il dottor Anschel è un giorno di terrore. Per poco non perdono tutto nell'incendio. Hanno armi e munizioni con loro e il fuoco gli va incontro a velocità incredibile. Spengono le fiamme appena in tempo. Riescono a spostare i cannoni, i vagoni e il loro contenuto nella zona di interruzione creata. E il fuoco si ferma. Ma era arrivato molto vicino. Nelle settimane seguenti i buoi si rivelano preziosi. La squadra raggiunge la cima dell'altipiano l'8 settembre 1915. Un momento di trionfo per tutta la spedizione, contro chi considerava impossibile arrivare fin lì. Ma le difficoltà non erano ancora finite. Li aspettava un lavoro rischioso per portare le imbarcazioni giù dalla montagna, lungo il sentiero in discesa fino a San Chisia. Sono ancora settimane di distanza dalla zona di combattimento. Usando 42 buoi, due locomotive e centinaia di uomini, la spedizione lotta per scendere dalla montagna. In più di un'occasione le ruote finiscono nelle buche scavate dai formichieri. L'unico modo per uscirne consiste nel riempire le buche di tronchi, sollevando le imbarcazioni di nuovo a livello stradale. Solo per pura fortuna non rimangono danneggiate. I tuoni si fanno sempre più forti e sembra che le piogge siano vicine. Il viaggio è diventato una corsa per raggiungere la ferrovia prima che inizino le piogge e le strade diventino impraticabili. Il terreno si fa di nuovo pianeggiante, ma i pericoli rimangono mortali. Questo è il paese della mosca tsetse, portatrice della malattia del sonno che uccide sia uomini che animali. I villaggi sono quasi deserti, le città fantasma dell'Africa centrale.
La pioggia non arriva. La siccità brucia le pianure. A quel punto i motori si fermano per mancanza d'acqua e i membri della spedizione ricevono solo mezza pinta d'acqua al giorno. Il capitano di corvetta Spicer offre alle donne indigene una pezza di stoffa colorata per raggiungere il pozzo più vicino a 12 km di distanza. Centinaia di loro accettano e il convoglio torna a muoversi. Per la prima volta dopo il test sul Tamigi, le due navi di Geoffrey Spicer raggiungono acque abbastanza profonde per la navigazione. La Mimi e la Tutu vengono rimontate e calate nelle acque del fiume Lualaba. Primo ottobre 1915. Fase 4. Le loro imbarcazioni scenderanno lungo la corrente per 320 km. Strane apparizioni per la fauna locale. Il cammino lungo il fiume è molto lento. La Mimi e la Tutu battono ogni record di incagliamento. Il 7 ottobre si sono già arenate 14 volte in 30 km. Anche in acqua, la flotta di Spicer riesce a fare a malapena 15 km al giorno. Al deposito ferroviario di Cabalo, Mimi e Tutu saranno impacchettate per un altro viaggio in treno. Ottobre 1915. Fase 5. La fase finale della lunga odissea. Un percorso di 270 km attraverso ponti precari e cadenti fino alle rive belghe del lago Tanganyika. I rivali di Spicer stavano già preparando il loro benvenuto. Gustav Zimmer ha seguito ogni passo dell'incredibile viaggio di Spicer, ancora all'oscuro del suo inverosimile carico. Gli sforzi per scoprire qualcosa di più sull'area intorno a Luguka e Kalemie vengono moltiplicati. Vengono tirati giù cavi e fatte saltare stazioni del telegrafo. Non appena gli inglesi raggiungeranno la loro destinazione finale, Zimmer spedirà le sue cannoniere a distruggere Geoffrey Spicer e i suoi folli sogni. Ottobre 1915. Dopo 4 mesi e un viaggio di oltre 14.000 km, l'incredibile odissea del capitano di corvetta Geoffrey Spicer raggiunge il cuore blu dell'Africa, il lago Tanganyika. Aveva raggiunto il suo campo di battaglia. A Kalamie, sulla riva occidentale, una rete difensiva di cannoni, truppe e impianti per la costruzione navale sono a guardia dell'accesso al Congo belga. Per i loro alleati britannici, i belgi hanno preparato alloggi semplici. Spicer chiede che il più grande sia adibito al suo quartier generale e issa la bandiera della Marina Reale, emblema della sua crescente sete di potere. Kalamie ha cannoni, ma non un porto. Per proteggere le sue navi dai tedeschi, Spicer insiste affinché i belgi ne costruiscano uno. La decisione di costruire il porto viene presa perché è impossibile operare senza un porto ben difeso. E le difese di Kalamie, già esistenti, lo avrebbero protetto ampiamente.
Centinaia di tonnellate di rocce vengono fatte saltare in aria e posizionate nelle acque infestate dai coccodrilli per creare un pontile. In cima alle rocce vengono messi binari e una rampa di lancio per permettere a Spicer di calare nel lago la sua flotta in miniatura, in pochi minuti. Mentre il pontile prende forma, i belgi danno a Spicer i dettagli sulle tre navi tedesche che deve distruggere. Il vascello tedesco più piccolo è il Kingani. Lungo 18 metri e largo 4, è di gran lunga più grande e meglio armato della Mimi o della Tutu. L'altra nave, la Hedwig von Wismann, è anche più grande, ma più lenta. Trasporta due potenti cannoni ed un equipaggio di 22 marinai, ma ha spazio per altri 200 uomini. Ma il Graf von Gotzen le fa apparire minuscole. Un mostro di 800 tonnellate, con una stazza 20 volte superiore a quella delle veloci imbarcazioni britanniche. I suoi massicci cannoni avrebbero potuto cancellare la flotta di Spicer in un colpo solo. Le piccole navi inglesi sono inferiori per dimensioni, uomini e potenza di fuoco. Per riequilibrare le forze, Spicer decide di sferrare un attacco a sorpresa per catturare il Kingani. È un piano audace per l'ufficiale che non ha mai comandato una missione in combattimento. Spicer è convinto che l'inferiorità nelle dimensioni delle sue navi venga sopperita dalla loro velocità di manovra. Ambush is our only choice. Thank you, gentlemen. Dall'altra parte del lago, Gustav Zimmer pianifica la sua strategia di attacco. I tedeschi vengono a sapere dai telegrammi intercettati che i belgi sono alla ricerca di un luogo per la costruzione. Non appena possibile, iniziano missioni di ricognizione. Primo dicembre 1915. I tenenti tedeschi Walter Rosenthal e Job Odebrecht partono per una missione segreta di ricognizione. Per quattro sere di seguito, le due navi scivolano nell'oscurità eludendo le difese del porto. La sera dopo, il tenente Rosenthal rischia la sua vita in una temeraria missione solitaria. Deve arrivare a riva a nuoto e dare un'occhiata al bacino di carenaggio e alla costruzione della nuova nave, malgrado il pericolo delle onde e dei coccodrilli. Raggiunge il bacino di carenaggio, vede le due navi e torna a nuoto al punto d'incontro designato. Ma un ufficiale tedesco preso dal panico ordina al Kingani di partire senza aspettarlo. Rosenthal è costretto a nascondersi nella parte del lago in mano agli alleati. All'alba, abbandonato in acque nemiche, Rosenthal viene fatto prigioniero. Zimmer è ancora all'oscuro della flotta della giungla di Spicer. A metà dicembre arrivano le piogge. Il lavoro è impossibile. Possono solo aspettare.
Ogni giorno ci sono violenti acquazzoni e quotidianamente, in media, due uomini della spedizione accusano leggeri attacchi di febbre. Il 23 dicembre Spicer decide che è il momento di combattere. Lontano dalla sua scrivania di Londra, l'Africa ha liberato il suo spirito. La sua tenuta di battaglia riflette questa liberazione. Con stupore gli uomini dell'equipaggio, i belgi e gli indigeni, notano che non indossa i pantaloncini, ma una gonna con una piega sul davanti. Spicer e gli inglesi hanno bisogno di alleati. Gli uomini della nazione Baholoholo vedono nell'eccentrico uomo bianco un capo naturale. Vigilia di Natale. Le cannoniere di Mogano navigano per la loro prima volta in acque africane. Il giorno di Natale è di riposo ed essendo la prima volta per gli uomini della spedizione fanno una grande festa. Il 26 dicembre 1915. I tedeschi decidono di combattere. Mentre Spicer legge le preghiere, viene avvistata una nave nemica. Ma Spicer ignora il nemico che si avvicina. Solo lui può decidere quando cominciare la sua guerra privata. Finisce le preghiere e poi dà l'ordine agli uomini di prepararsi. Il dottor Anschel va con altri uomini in cima alla rupe per osservare la battaglia, come se si trattasse di una partita di cricket. Anschel, l'ufficiale addetto ai pagamenti, il sottufficiale Murphy e molti altri godono di un'ottima vista. Tutto accade proprio sotto i loro occhi. Alle 11.25 Spicer e la sua flotta salpano all'inseguimento del nemico. Spicer è sulla Mimi e il tenente Dudley, senza la sua bicicletta, è al timone della Tutu. Il piano di Spicer è portarsi dietro al Kingani e attaccarlo da entrambi i lati. Il Kingani può sparare solo con i cannoni di prua. Il capitano Zimmer aveva mandato il Kingani a distruggere le installazioni del porto belga. Invece, si era trovato ad affrontare l'intera flotta di Spicer. Era ormai all'interno della baia quando si accorge della presenza di imbarcazioni inglesi sul lago. La Mimi e la Tutu lo raggiungono rapidamente e aprono il fuoco. I primi colpi dei cannoni vanno subito a segno. La nave viene colpita sotto la linea di galleggiamento.
Nella mezz'ora seguente, 11 marinai nemici vengono catturati. Il tenente Dudley prende il controllo del Kingani e lo porta alla base con i sopravvissuti catturati. A Calemie, Spicer viene accolto da una pioggia di sabbia, un gesto tradizionale che conferma il suo potere sulla terra in cui si trova. Tre marinai tedeschi vengono sepolti con gli onori militari. Gli inglesi non hanno riportato vittime. Ma la battaglia per il cuore blu dell'Africa è appena cominciata. A Londra era stato ignorato. Ma al lago Tanganyika, Geoffrey Spicer viene acclamato come eroe per la sua brillante imboscata al Kingani. Ora deve riparare la nave conquistata. Gli ingegneri inglesi e belgi richiudono le 11 falle del Kingani e la equipaggiano con un cannone da 6 kg. Una volta finito, Spicer ribattezza la cannoniera tedesca come un barboncino francese, chiamandola HMS Fifi. Con un rafforzato senso di fiducia, il comportamento di Spicer diventò più esagerato, più bizzarro. Due volte a settimana fa un bagno pubblico cerimoniale, completo di sigaro e vermouth. Il suo corpo è decorato da tatuaggi simbolici. I suoi uomini sospettano che sia diventato matto. Ma i guerrieri Baholoholo capiscono il messaggio dell'uomo bianco. Lo chiamano Buana Kifungatumbo, il signore del perizoma. Febbraio 1916. Die Kinzani ist nicht gesunken, sie wird eingenommen. I tedeschi vengono a sapere da spie indigene che il Kingani è stato affondato da una nuova batteria costiera d'artiglieria. Decidono allora di mandargli contro la Gotzen, la Hedwig von Wismann e una nave più piccola. I tedeschi ancora non sanno che la Marina Reale ha invaso il lago. La Hedwig von Wismann raggiunge la costa belga la mattina presto e, interrogate alcune spie sulla posizione del nemico, si dirige a Cape Kungwe per unirsi alla Gotzen all'una del 9 febbraio. Quindi, insieme, Zimmer e Odebrecht attaccano il porto. All'alba del 9 febbraio iniziano le danze. In palio c'è il controllo dell'Africa centrale. È una mattina umida e piena di foschia. I distanti vascelli sembrano miraggi dovuti al calore. Tra la foschia, Spicer avvista i tedeschi. Riconosce la Wismann e a chi gli chiede se ha paura risponde: assolutamente no, uomo di poco valore. Spicer guida l'attacco dalla sua nuova nave ammiraglia, la Fifi.
L'ingegnere capo Wayne Wright prende invece la più veloce e manovrabile Mimi. Le condizioni meteorologiche rendono difficile stimare le distanze. Fino a che il nemico non sarà a 5.000 yard, apparirà come una macchia scura sospesa sull'orizzonte. Per più di un'ora i colpi di Spicer non raggiungono la nave tedesca in fuga. Ma la Mimi le va incontro e costringe i tedeschi a invertire la rotta e combattere. Come protetto dalla morte, dai suoi tatuaggi magici, il signore del perizoma rifiuta di mettersi al coperto. La battaglia del lago Tanganyika dura 90 furiosi minuti. Assistito da Wayne Wright sulla Mimi, Spicer fa fuoco e apre una ferita fatale nella sala macchine della Wisman. In pochi minuti, la Hedwig von Wisman viene divorata dalle fiamme e alla fine affonda. Tra i relitti, Spicer recupera la bandiera di battaglia tedesca. Il primo stendardo nemico catturato in combattimento durante la guerra più sanguinosa della storia umana. 21 marinai tedeschi sopravvivono all'esplosione. 7 rimangono uccisi. Di nuovo non si contano vittime tra gli inglesi. Ora rimane solo un obiettivo, il Gotzen. La nave più potente di questo mortale specchio d'acqua. Per il popolo Baholoholo, l'affondamento della Wisman conferma che Geoffrey Spicer è un guerriero indistruttibile. Un uomo la cui magia lo fa assurgere al regno degli dei. Per chilometri, lungo tutto il lago, elaborati fetici di argilla vengono forgiati a immagine di Spicer. Immagini di legno e argilla spuntano da ogni parte. Hanno il casco coloniale, la barba, la gonna e le braccia nude con i tatuaggi. È il grande Buana Ikuba. Al culmine del suo potere, Spicer viene a sapere che la sua guerra contro Zimmer è finita. Gli alleati importano una nuova arma, gli aerei, per distruggere la Gotzen dal cielo. Giugno 1916. Gli aerei alleati bombardano a tappeto Kingoma. Zimmer decide di affondare la sua ammiraglia. È difficile per i tedeschi far saltare in aria la loro ultima nave, ma non possono permettere che cada in mani nemiche, trasformando la sua cattura in una grande vittoria. Devono piegarsi al più forte, ma la loro volontà di servire e il loro entusiasmo non sono stati spezzati. I sogni tedeschi di un impero africano sono distrutti, vanificati da un inverosimile eroe e dalla sua flotta della giungla. Dopo un altro anno passato a proteggere il lago, Spicer e i suoi uomini ricevono l'ordine di tornare in Inghilterra. Le sue navi da guerra rimangono sul lago. La spedizione navale inglese in Africa è stata un totale successo. L'obiettivo militare è stato raggiunto. Gli uomini sono tornati illesi.
Spicer ha guidato i suoi uomini in una missione strana e quasi impossibile. Un piccolo passo sul lungo cammino della storia. Fu insignito dell'ordine solenne alla carriera e con lui vennero decorati altri 15 uomini, tra cui Henschel, Wainwright e Dudley. Dopo le onorificenze e le cerimonie, il signore del perizoma tornò a quella stessa scrivania che aveva lasciato nel 1915. Aveva compiuto il suo dovere di guerriero. La spedizione fu la più piccola mai organizzata, formata da soli 28 uomini. Ma fu la sola spedizione ad essere tornata senza aver riportato neanche una perdita.